Gerusalemme e capitano di tutto. Gesù è stato accolto in maniera trionfale, ha trasmesso il comandamento dell'amore. Durante la cena della Pasqua ha rivelato il valore del servizio con la lavagna dei piedi e ha garantito la sua presenza reale, spezzando il pane e versando del vino. Ha sopportato tradimenti e rinnegamenti, è stato arrestato, processato, condannato a morte, trafitto su una croce, sepolto. Nel giro di una settimana sono sfumati progetti, speranze e illusioni, tessuti pazientemente in 3 anni di sequela fedele ed attenta. Giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono a vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Resta con noi, Signore.
lasciati scappare dalla nostra Gerusalemme, delusi. Come ai tuoi discepoli, donaci la capacità di scoprire il tuo segno di amore e rendici pronti a ritornare in quella Gerusalemme per testimoniare il tuo amore. Nel tuo amore ci hai donato l'Eucaristia, col fulmine fonte della nostra vita di discepoli. Aiutaci a trasformare la grazia dell'Eucaristia nella forte volontà di essere vicini ai fratelli, aperti all'ascolto, pronti all'accoglienza, sinceri nella reazione. Resta con noi, Signore. Gesù, con l'esperienza dei tuoi discepoli di Emmaus, ci richiami anche all'impegno di renderti testimonianza nel nostro quotidiano. Insegnaci a vivere responsabilmente, a costruire la città degli uomini nella solidarietà, a portare il nostro contributo per il bene della cosa pubblica, a stare con carità dentro la storia, portando agli uomini il Vangelo dell'amore.